Bene ragazzi, sono Fede e benvenuti a un nuovo video. Dato che il video scorso siamo arrivati a 150 like, come promesso vi porto la top 10 degli youtuber italiani che guadagnano di più e che parlano italiano, capito? Quindi non c'è Marzia né DM Pranks. Basta, non chiedetemelo più. Vi chiedo di arrivare anche questo video a 150 like e vi porto la top 10 degli youtuber con più iscritti al mondo. Là ci sono delle cifre veramente da capogiro. Prima di iniziare il video, come sempre, vi invito a passare dal mio account Instagram. Ve lo lascio in descrizione come al solito e direi di partire. Dato che non si può bene stabilire quanto si guadagni con YouTube, perché ci sono vari fattori tipo le pubblicità, ci sono quelle che puoi saltare e invece quelle che devi guardare. Poi dipende anche dal tipo di canale che ti mettono le pubblicità in base al tuo pubblico, in base al mese che di solito agosto non ti paga niente, mentre a dicembre è il mese che paga di più. Quindi ho fatto una cifra indicativa, ho fatto ogni 1000 80 centesimi. Penso sia abbastanza verosimile come dato. Quindi direi di partire con la decima posizione. In decima posizione abbiamo Kyubi. Questo canale è abbastanza nuovo, è stato creato a giugno del 2016, quindi pensate un po'. Il suo canale principalmente tratta top 10, top 5 o curiosità. Ah, i guadagni li ho fatti mensilmente, quindi l'ultimo mese ho preso. Kyubi ha fatto la bellezza di 19 milioni e 300.000 visualizzazioni, che in euro sarebbero circa 15.440. È solo la decima posizione. Al nono posto abbiamo Anima, ormai si sa che è uno dei big. In questo mese ha fatto 19 milioni e 950.000 visualizzazioni, che in euro sarebbero 15.960. Diciamo che non muore di fame. In ottava posizione abbiamo Mise Show, con ben 20 milioni e 300.000 visualizzazioni in questo mese, si portano a casa 16.240 euro. Settima posizione abbiamo I Me Contro Te, sono una coppia, lui e Sophie fanno video principalmente per bambini o ragazzini comunque, facendo esperimenti, challenge, scherzi. In questo mese hanno fatto 21 milioni e 900 mila visualizzazioni, cioè 17.520 euro. Raga, mi sto sentendo male, andiamo avanti. In sesta posizione c'è un altro dei Mates, Surreal Power, che in questo mese ha fatto 27 milioni e 200 mila visualizzazioni, ovvero 21.760 euro. Adesso entriamo nella zona calda, nella top 5. In quinta posizione abbiamo Ciccio Gamer, che supera Surreal Power per pochissimo. In questo mese ha fatto 27 milioni e 250 mila visualizzazioni, cioè 21.800 euro, 40 euro in più di Surri. In quarta posizione abbiamo i Pantellas, con ben 31 milioni e 900 mila visualizzazioni in questo mese, che convertiti in euro sono 25.520. Adesso arriviamo sul podio ci saranno delle cifre veramente enormi, e contate che questo è solo con YouTube, con le visualizzazioni. Poi questi canali grandi hanno collaborazioni, tipo con film, con aziende. Adesso che c'è anche le donazioni, e non ho contato queste robe, quindi immaginatevi quanto posso guadagnare. In terza posizione c'è Stepney, con 40 milioni e 200 mila visualizzazioni, che in euro sono 32.160. Medaglia d'argento per Rovazzi. In quest'anno Rovazzi è esploso, è un videomaker con solo 9 video, ha fatto 51 milioni e 200 mila visualizzazioni questo mese. E con queste canzoni Rovazzi si è fatto soltanto questo mese 40.960 euro. Ma c'è un altro youtuber che è riuscito a superarlo. Ebbene, è Favisei. Tanto che prima di aprire il video sapevate già chi era. Con ben 55 milioni questo mese di visualizzazioni, si è fatto 44.000 euro. Che dire, bravo Lorenzo, sei sempre in prima posizione. Complimenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, se volete commentate, che mi fa sempre piacere. Arriviamo a 150 like se volete un altro video simile. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga, da Fede.